sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua oggi con quello che è il primo appuntamento della BookTube Italia Legge Indipendente. Vi ho spiegato, vi ho illustrato questo, se volessimo chiamarlo così, gruppo di lettura qua nel video del bilanci delle letture 2016 e dei buoni propositi letterari del 2017 che trovate a fianco a me nelle schede. È un, io lo definisco gruppo di lettura, ora della fine anche se ognuno legge effettivamente quello che vuole, ma è questo il bello, ideato da Miss Tortellino. E come ben sapete questo gruppo di lettura prevede che ogni mese venga estratta dal sito random.org una casa editrice prevalentemente indipendente e che ognuno dei partecipanti, trovate qua sotto il video anche degli altri ragazzi, parli di un libro di questa casa editrice che non è lo stesso ma che ognuno sceglierà per conto suo e che non dirà agli altri a meno finché tutti non hanno scelto il libro, così non andarci a influenzare a vicenda. La casa editrice uscita per il mese di gennaio è la Minimum Fax. Io in casa possedevo già tre libri della Minimum Fax, due di Richard Yates e uno è quello di quello sui partigiani, non mi ricordo più il titolo perché ce l'ha ancora mia zia da eoni, lo deve ancora finire di leggere, ma me lo ridarà perché lo voglio leggere, e quindi ho optato, ora della fine, per leggere un libro di Richard Yates. In particolare la mia scelta è ricaduta su Easter Parade, appunto, di Richard Yates. Questo fa parte della collana Minimum Classic, ha il prezzo di 11,50 euro e io questo libro l'ho in libreria da quasi 4 anni e non l'ho mai letto prima di oggi. Ci sono vari motivi del perché non ho letto questo libro. Prima perché non mi sentivo ancora mentalmente in grado di leggerlo, sono sincera. Non so, mi serviva quella spinta, quella mentalità che fino ad ora effettivamente sentivo di non avere. E ho fatto bene perché ho davvero tanto apprezzato questo libro ora che l'ho letto. E secondo altri motivi che non andrò a elencare perché non sono, diciamo, così necessari da conoscere, ecco, infatti. L'altro libro che possiedo di Richard Yates è Revolutionary Road. L'ho prestato ad Anna, infatti è il libro di cui lei parlerà nel suo video, ma quando tornerà lo leggerò perché sono davvero molto curiosa di leggere altro di questo autore. Ho inserito nel carrello di Amazon anche 11 solitudini perché credo che sia l'altro titolo che voglio assolutamente leggere di questo autore e poi insomma per farmi un'idea generale effettivamente del suo modo di scrivere, del suo metodo di catturare il lettore durante la lettura. In realtà non vi parlerò tantissimo di Easter Parade perché è uno di quei libri che secondo me va scoperto leggendolo, però vi posso dire che innanzitutto è una delle mie prime saghe familiari che leggo, non credo di averne lette delle altre a meno che magari non mi sia successo a fumetto, ma non mi è mai capitato di leggere di così intense come questo. Infatti quello che vediamo all'interno di questo fondamentalmente breve libro, perché sono quasi 300 pagine, non è neanche tanto lungo, però è davvero molto intenso, sono le vite di due sorelle, Sara e Emily. Emily è la sorella più piccola, Sara è la sorella più grande, sono molto diverse l'una dall'altra perché praticamente sono un po' come l'opposto l'una dall'altra. Sara è la ragazza, la bambina più allegra, luminosa, vivace, a cui piace comunque vivere la vita. Emily è una ragazza un po' più chiusa, un po' più introversa, un po' più oscura come carattere, che piace molto stare da sola, soprattutto le piace molto scoprire il mondo in base al suo essere. Sono proprio l'una all'opposto dell'altro e quello che vedremo fra le pagine di questo libro è tutta la loro vita dall'infanzia fino alla vecchiaia in un modo o nell'altro, e soprattutto quello che ci rimarrà durante la lettura di questo libro è quel senso di perdita e di quanto la vita risulta effettivamente essere importante, di quanto deve essere effettivamente vissuta a pieno, così da non avere effettivamente rimpianti durante il resto della vita che ti rimane. È una cosa che mi ha davvero molto segnata e mi ha fatto molto riflettere durante la lettura di questo libro, un libro che ho letto davvero in pochissimo tempo, l'ho fatto fuori in 4-5 giorni, ma neanche secondo me. Ero totalmente rapita dal metodo di scrittura di Richard Yates, un autore che non avevo mai affrontato prima di oggi, di cui sicuramente leggerò altro perché voglio leggere altro, e leggendo poi anche l'introduzione al libro, alla storia che abbiamo all'interno di questo testo, ci viene detto che effettivamente quello che troviamo durante la lettura è anche un po' un qualcosa di autobiografico per l'autore, raccontandoci un po' quella che è la sua vita, ed effettivamente si vede anche solo durante la lettura, si percepisce quel senso di solitudine, di nostalgia o comunque di se stesso dell'autore fra le pagine e le parole di questo libro. Un libro che davvero mi ha lasciato tanto, mi ha portato a riflettere su davvero tante cose, sulla vita, sui rapporti con le persone, su anche il proprio essere, devo essere sincera.
sincera. È uno di quei testi che, come ho detto, deve essere veramente scoperto, vissuto, soprattutto per capirlo appieno. E allo stesso tempo credo che, nonostante tutto, non sarà mai chiaro al 100% tutto quello che si vive durante la lettura di questo libro. Non so se sono riuscita a spiegarmi, ma è questa la sensazione che mi ha lasciato arrivata alla fine della lettura di Easter Parade. Viene considerato uno dei suoi libri più belli, anche se principalmente Richard Yates è conosciuto più che altro per Revolutionary Road, di cui c'è anche un film che io non ho mai visto, ma che vedrò una volta letto il libro. Però devo ammettere che questo mi ha davvero tanto segnato e sono davvero molto contenta di aver scoperto questo autore grazie a questo libro, che al momento si è beccato 4 stelline proprio perché è il primo libro dell'autore che leggo, è il primo viaggio che affronto fra le sue parole, ma allo stesso tempo è riuscito comunque a coinvolgermi, a lasciarmi tanto e a farmi vivere tantissime emozioni diverse. Ho come vissuto la vita di Emily e Sara assieme a loro, come se fossi lì con loro, una sorta di terza sorella che però dall'esterno vede tutto quello che accade a loro, e la cosa mi è piaciuta davvero tantissimo e sono davvero molto contenta di averlo letto. E se ancora non avete affrontato Yates, non avete ancora letto questo libro, davvero mi sento altamente di consigliarvelo. È un po' una di quelle storie un po' malinconiche, non certo allegre, un po' alla mai una gioia di leopardi, se volessimo dirla così, però a me queste storie piacciono, quindi se anche a voi piace questo genere di letture, piace questo tipo di storie, secondo me arriverete davvero ad apprezzarlo quanto o forse anche di più di quanto l'ho apprezzato io, dipende quanto apprezzate questa tipologia di letture. Ora, io mi rendo conto di non essere una letterata al 100%, quindi di non avervi fatto ovviamente un'analisi completa del libro come è stato fatto anni fa da altri ragazzi, ma semplicemente mi sono limitata a esporvi quello che la lettura di questo libro mi ha lasciato, che secondo me è la cosa più importante, più che andare ad analizzarlo nel profondo. Secondo me è questo che rende questo libro ancora più bello, le emozioni che ti lascia e che tu lettori cerchi di lasciare a chi magari l'ha letto o non l'ha letto. Cerchi di far trasparire quelle emozioni che solo tu hai provato durante la lettura, il che è bellissimo ed è questo che mi piace tanto durante la lettura di un libro. Infatti mi sto reputando davvero molto fortunata per aver iniziato l'anno con un libro bellissimo che mi ha aperto l'anno di letture nella maniera migliore che si potesse avere. Per quanto riguarda la casa editrice uscita per febbraio, vi posso dire che è la Voland, famosa soprattutto per aver pubblicato tantissimi libri di Emily Nothomb, se si pronuncia così, che io non ho mai affrontato. Ho già scelto il mio libro, però non vi dirò che cos'è, così andare a influenzare gli altri ragazzi, anche se credo che anche loro già li abbiano scelti. Però sappiate che è un libro che mi ha sempre incuriosito, che puntavo da un po' e che ne approfitto proprio per questo BookTube Italia Legge Indipendente finalmente per recuperarlo e leggerlo. Non vedo l'ora di poi parlarvene a fine febbraio. Fatemi sapere qua sotto se avete mai affrontato Richard Yates, se avete letto Easter Parade, se avete letto altro di suo e quali altri titoli vi consigliate, oltre ovviamente Revolutionary Road e 11 Solitudini, che sono quelli che mi attirano di più. Però so che la Minimum Fax ne ha pubblicati tanti, quindi a parte questi, quale se avete letto mi consigliate di recuperare? Mi voglio avvicinare sempre di più anche alla letteratura americana, quindi se avete qualche autore in particolare che mi consigliate, ne ho 2 o 3 nella mia wishlist e ho anche alcuni libri qua a casa. È un anno particolare per me, deve essere veramente un anno di scoperta di autori nuovi, di genere letterario a cui non sono abituata, e questo modo di BookTube Italia Legge Indipendente secondo me è un ottimo incentivo. Quindi aspettate i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere se avete letto il libro cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa mi consigliate, e noi ci vediamo a fine febbraio col secondo appuntamento di BookTube Italia Legge Indipendente, e in generale invece ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e alla prossima, ciao!